È l'ora del grido. È il grido del crocefisso che, dando un forte grido, spirò. È il grido del povero. C'è un povero più povero di un inerme agonizzante nello strazio indicibile di un naufragio? E c'è un povero più povero di una bambina innocente e indifesa che in quella immane sciagura può contare solo sulla stretta protettiva, ma fatalmente impotente, del suo papà? Permettetemi allora di farmi coraggio e di annunciarvi senza giravolte diplomatiche la verità di quest'ora. Nella sua morte, Gesù e ogni vittima rimangono saldati in un solo mistero, abbracciati in un solo destino. Nelle parole del vescovo Lambiasi, l'unica verità che può dare consolazione a chi resta ad affrontare il dolore. In Basilica Cattedrale la piccola bara bianca di Diana è a fianco a quella più grande del Babbo Williams, sopra una semplice rosa. Sono insieme, l'uno vicino all'altra, anche ora. Due cuori di fiori bianchi incorniciano le foto con i loro volti sorridenti. In prima fila ci sono mamma Susi, i nonni, subito dietro i compagni di scuola di Diana, le maestre. La commozione è palpabile, il silenzio vibrante. Non siamo soli, dice il vescovo. Dio era vicino a Diana e Williams quel 13 gennaio, è vicino ora ai loro familiari. Dio è sempre là, vicino a chi soffre e muore. No, non possiamo mettere in conto a Dio il tragico disastro che è costato la vita a Diana, al suo papà e a tante altre vittime. Una catastrofe devastante che si poteva e si doveva del tutto evitare e di cui altri hanno il dovere, davanti al tribunale divino e alla giustizia umana, di assumersi la gravissima responsabilità. Non è stato certamente Dio a distrarsi quel 13 gennaio sera, né a rendersi latitante al largo dell'isola del Giglio. Ciao Diana, siamo i tuoi compagni di scuola, ti ricordi di noi? È da un po' che non stiamo insieme, ma in tutto questo tempo non c'è stato giorno che non ti abbiamo ricordato. Lo sappiamo che adesso sei in paradiso con Gesù e ti stai divertendo, che hai tanti nuovi amici e hai imparato tanti nuovi giochi. Solo una cosa ti chiediamo, aiuta la tua mamma e tutta la tua famiglia, proteggili sempre e stai loro vicino in ogni momento. Noi non ti dimenticare di noi e sii il nostro angelo custode. Ti vogliamo bene, i tuoi amici di scuola. La mamma di una compagna di classe di Diana, conclusa la celebrazione, ha letto questa lettera, una preghiera a nome di tutti gli amichetti della scuola materna La Giostra. All'uscita dei due feretri, il migliaio di persone presenti in basilica si è fatto trovare fuori per accompagnare Diana e il suo papà nell'ultimo viaggio. Il silenzio, carico di un dolore tangibile ma composto, si è rotto con un lungo applauso. Sono stati lasciati volare in cielo dei palloncini colorati perché Diana era una bimba vivace, a forma di cuore e con le lettere del suo nome. All'ingresso della basilica, in molti hanno lasciato un pensiero e preso i ricordini funebri in cui si vedono Williams e Diana che si abbracciano forte. Due stelle abbracciate nel cielo, come c'era scritto nello striscione fuori dalla Basilica Cattedrale, preparato da alcuni tifosi del Cesena, squadra del cuore di Williams. Quando anche mamma Susi è arrivata di fronte alla bara bianca della sua piccola, si è fermata per qualche istante piangendo, in silenzio, prima di lasciarla andare. Dalla basilica i feretri sono stati portati al cimitero monumentale di Rimini, dove sono stati sepolti vicini.